L'ufficio per i servizi demografici, situato nell'ex manifattura Tabacchi, resta chiuso per ferie. Porte chiuse dalla giornata di lunedì fino alla fine della settimana per chi deve produrre certificati di identità e di stato civile. La decisione sembra un'inevitabile mossa obbligata di una macchina burocratica comunale da tempo a corto di personale. In primo luogo una premessa, la solidarietà massima ai dipendenti del comune di Scafati, perché in sottorganico conclamato, evidente, stanno lavorando in condizioni di grande disagio da oramai da mesi e mesi. La cosa che dispiace è che l'amministrazione in oltre un anno non diciamo non sia riuscita a risolvere il problema del sottorganico, ma nemmeno a tamponare, e ci ritroviamo con la situazione di questi giorni nella quale si sono dovuti chiudere, sospendere il rilascio addirittura dei certificati, delle carte d'identità per mancanza di personale, perché una parte doveva giustamente usufruire delle ferie. E questo evidentemente è la spia di una situazione che non va assolutamente. Gli uffici comunali, in particolare i servizi sociali, case e demografici, continuano a registrare l'endemica mancanza di personale. L'organico si sta progressivamente riducendo in maniera esponenziale dopo le scadenze delle deroghe che porteranno in pensione diversi dipendenti comunali di Palazzo Meier. La conseguenza è un ulteriore taglio dei servizi ai cittadini, già costretti nell'ultimo periodo a lunghe attese per la prenotazione di una carta d'identità e di altre certificazioni di stato civile. L'amministrazione conta di poterci mettere una pezza con il possibile arrivo di dipendenti pubblici dalla regione, finora disatteso. Il personale proveniente dal concorso della regione Campania può essere un palliativo per alcune situazioni, ma evidentemente manca una programmazione. Noi avevamo chiesto di affrontare la discussione in consiglio comunale già da giugno e la maggioranza, con continui diciamo inversioni di ordine del giorno e rinvii, ha fatto in modo che l'argomento non venisse affrontato. Non sappiamo cosa stia preparando l'amministrazione, e come se non fosse già abbastanza drammatico il quadro, ci ritroviamo che il responsabile delle risorse umane, il settore che deve coordinare queste attività, in un anno ha visto avvicendarsi tre responsabili, prima Cacchione, poi Martellaro e adesso nuovo diciamo responsabile che è presente 6 ore a settimana e si deve occupare del bilancio e di tutte le problematiche anche economiche e finanziarie del comune. È evidente che non si riesce a gestire così una situazione delicata con gli inevitabili disagi per la cittadinanza. È evidente che è necessario approvare il bilancio, è necessario dare corso alla copertura delle caselle vacanti dei responsabili dei vari settori, perché oltre a quelle delle risorse umane, ricordiamo con solo 6 ore, non c'è il responsabile dell'urbanismo. Quindi questa situazione crea disagio a cascata a tutti i dipendenti e occorre avviare al più presto le procedure di assunzione insieme a una riorganizzazione per quanto possibile e redistribuzione del personale.